Buongiorno a tutti, oggi è venerdì, siamo all'interno perché fuori fa molto freddo e volevamo fare due chiacchiere con voi e fare un po' di compagnia, nuove cose finite, però prima volevo dirvi che sto indossando il maglione disegnato da Federica Giudice, che l'abbiamo eseguito con le teste e noi volevamo unirci al dolore di Federica e fare le nostre condoglianze. Sta passando un momento molto brutto e le siamo vicine e le facciamo tantissimi auguri. Ciao Federica. E quindi parentesi, mi sentivo di dirlo perché io Federica l'ho conosciuta all'Onigo ed è una persona dolcissima. Bene, allora, è finito lo scialle giallo e viola di René Lecchi. Che io l'ho eseguito con ieri qua la parte del pizzo e queste righe che separano gli altri colori. Ho aggiunto i piccoli, ho fatti all'uncinetto aggiungendo le perline. E questo è un filo di Scozia 1 con del fuffi e l'altro è Mary ancora, quello un po' più chiaro. Quindi Mary, Scozia 1 e fuffi ho usato. È molto bello, è di una misura che mi piace tantissimo perché io l'ho già indossato ed è molto comodo. Quindi, volevamo farvi notare la frase del giorno che è piaciuta molto, quindi te lo metto vicino, Heidi. Sono quelle massime che sono sempre molto, se si riuscisse ad applicarle, sono valide, eh? Perfetto. Poi, Ginger vi voleva salutare. Saluti le nostre clienti amiche. Digli ciao ragazze, ciao. Bene, vai a fare un giro, vai a trovare tuo fratello adesso che devo farvi vedere delle altre cose. Poi vi vogliamo far vedere che sono stati fatti degli altri kit di Scozia a due fili, colori torto, perché sono piaciuti tanto. Quindi abbiamo aggiunto delle altre colorazioni. Uno prende due, tre gomitoli di un colore a gomitolo intero, poi con questo si fanno delle righe, dei ferrail, oppure dei berrettini tutti a ferrail o all'uncinetto, si possono fare delle cose a righe, perché lo Scozia si lavora benissimo anche all'uncinetto, eh? Quindi io come te li metto, Heidi, per vederli bene? Vuoi che dica anche il numero? Questo è il numero 8. Questo l'11, Questo l'11, il questo 3. il 3, poi questo è il 7, Vabbè, sul sito poi si vede meglio, qua c'è il questo è il 7. numero 1, questo è il numero 6 e questo è il 10. Quindi io ad esempio qua prenderei il Merlot in due gomitoli un po', due gomitoli da 100 grammi, ci unisco questo kit. E mi faccio un ferrail meraviglioso. Volevo dire alle uncinettine che ci sono anche dei maglioni all'uncinetto che sembrano dei ferrail. Li ho intravisti su Pinterest, quindi possono andare a vedere che cosa butta. E poi adesso appena ho tempo ne farò uno anch'io. E cosa gli diciamo alle nostre amiche? Lo Dobbiamo spray. parlare di questa cosa. Allora, quando vi arrivano i nostri sacchetti con i gomitoli, aprite e sentite un buon profumo, a mio parere. Però ultimamente abbiamo avuto una lamentela dicendo che chi è allergico ai profumi deve buttare i gomitoli, ok? Quindi, se giriamo la descrizione del prodotto, perché Ho già davanti, no, direttamente non è davanti. un prodottaccio, è un prodotto che vende la ditta Rampi. Mi dispiace perché noi non è una sponsorizzazione questa qui, ma noi lo usiamo da anni, anche prima lo usavamo e siccome che il Covid ci faceva tanta paura, abbiamo iniziato ad usarlo per igienizzare quello che era la merce che noi spedivamo nelle vostre case. Ne spruzziamo dei quintali, è appena una spruzzatina dentro al sacchetto, non è neanche spruzzata sui gomitoli, è spruzzata nel sacchetto per far sì che dopo, chiuso con lo scotch, faccia come una camera d'aria e se ci sono dei batteri vengono uccisi. Io penso che sia una. Poi una volta lavato, cioè, va via.
Ma anche quando lo tirano Ah, sì? fuori, dopo un po' non profumano più, insomma, non è che non ne spruzziamo dei chili noi dentro i sacchetti. Comunque va bene, è una delicatezza che noi abbiamo nei vostri confronti, che acquistate delle cose che abbiamo manipolato noi e almeno così vi arrivano disinfettate. Poi, non a tutti si va bene, quindi va bene, ok? Sono stata chiara, Heidi? Sì. Quindi questo prodotto è un prodotto testato, sicuro, di una ditta di Mantova e noi non abbiamo nessuna paura a mostrarvelo perché è questo, insomma. Ecco. E, ultimamente noi lo acquistiamo da un rappresentante perché ne compriamo delle scatole da 12 o da 24, quando, dipende dai momenti, ma lo trovate anche su Amazon. Sono stata abbastanza Sì. Sì. esaustiva, Heidi? Ti sono piaciuta? Bene, sono anche un pochino così, eh? Beh, perché c'è un motivo di dietro. Comunque va bene. E cosa vi volevamo dire? Di uncinettare e sferruzzare che vi fa sempre molto bene. E niente, siamo qua. C'è un numero di telefono nei contatti. Se avete bisogno di qualche delucidazione, di qualche consiglio, di qualche cosa, potete mandare un messaggio o al limite anche chiamarmi. Non al mattino, però, eh? Al pomeriggio, ok? Ciao. Ciao ragazze!